sono Nadia Tomasetta e le ragazze qui sono Valentina Gianandrea e Daniela Paola. Siamo tre scrittrici. Questo libro è nato 10 anni fa e ancora gira tanto perché raccoglie la storia di una famiglia dal primo all'ultimo decennio del 1900. In effetti è un libro che, come diceva la signora prima, potrebbe essere regalato a chiunque, ma soprattutto a chi ha ricordi di quel periodo. Un tipo di vita completamente diverso, la vita è andata di corsa e tante cose che c'erano prima e accadevano prima non le riviviamo nella vita odierna. Quindi è un libro per sempre, come mi disse l'editore al momento. Io posso cominciare con la prefazione fatta dal grande Salvatore Spoton, perché il libro si chiama Profili, dedicato a chi ha riempito il mio bicchiere mezzo pieno. E questo sottotitolo è nato proprio alla fine. Volevo soltanto chiamarlo Profili, intanto ci sono tanti libri che si chiamano Profili. E abbisognavo di un sottotitolo e non c'era sottotitolo più valido di questo il mio bicchiere è mezzo pieno ora, perché valutando il negativo alla mente sono tornati dei ricordi bellissimi e soprattutto delineare i profili delle persone che mi avevano anche fatto soffrire mi ha aiutato a giustificare queste stesse persone, cioè le ho viste vittime più che carnefici, perché ognuno reagisce alla vita a seconda della sua stessa vita. Quindi molti di loro, a partire dalla nonna che era tanto cattiva, ma veramente cattiva, ho cominciato a ricostruire la sua infanzia, la sua vita. All'epoca, parliamo del primo decennio del Novecento, ci si sposava per procura, quindi avere vicino una persona sconosciuta e addirittura partorire 9 figli da questa persona. Non sarà stato certo bello, perché sì, è vero, era uso ai tempi della mia carissima nonna, ma non per questo sarà stato gradevole. Quindi la prima giustifica è andata questo incattivirsi lento di una donna che era vicino a un uomo che probabilmente non avrà mai amato e che l'ha costretta a tanti parti, eccetera, eccetera, eccetera. Io sono Valentina Gianandrea, vengo da un paese in provincia di Pescara, in Abruzzo, e il mio romanzo si chiama Aria. Io ho iniziato a scrivere già da parecchio tempo, quando ho notato che riuscivo ad esprimere meglio quello che magari a parole avevo difficoltà, una sorta di necessità, come un bisogno di tirar fuori il mondo che ognuno di noi ha dentro. E così in un periodo dove mi sono trovata da sola, dove tutti i miei amici erano partiti per l'estero, mi sono confrontata con le pagine bianche di Word ed è nata Aria. Al protagonista, che è Filippo, a lui manca l'aria. Spesso sopraffatto dai problemi che la vita ci pone, l'ansia prende possesso del suo corpo e rimane senza aria, senza respiro. E si rifugia nella sua camera, che appunto è un rifugio, è un nido, dove si tranquillizza e ritorna a vivere con i piedi per terra. I problemi di Filippo, oltre ad avere un lutto in famiglia perché ha perso i genitori, lui cerca semplicemente la normalità. Lui vorrebbe avere un lavoro e avere una famiglia, cosa che è parecchio difficile vivendo in un paese, soprattutto nel paese di Filippo. Io non specifico, non ha nome il paese di Filippo, proprio perché spero che chi ha la possibilità di leggerlo si ritrovi un po' nello stesso paese. Buonasera a tutti, grazie. Ciao. Alle persone che sono venute qui a ascoltarci. Anche io vengo dall'Abruzzo, precisamente da un paesino che si chiama Perano, ed è di appena 1600 quasi persone, siamo come se fosse una via di Roma, una via di Roma. Invece praticamente ci conosciamo tutti. Il mio libro è Pugni in faccia a colazione, e le realtà di cui parlo nel libro sono totalmente diverse da quelle che si può vivere a un paese, perché io ho voluto scrivere un libro che si può definire scomodo, perché parla di adolescenza estrema,
e affronta la storia di 14 ragazzi, maschi e femmine indistintamente. A seconda della problematica che parlo, ho scelto di mettere un personaggio maschile o femminile, ma è stata una scelta casuale perché io seguo molto l'istinto e l'ispirazione e ho voluto dare questi personaggi in base a come venivano nella mia mente. Il libro appunto racconta di queste storie e anche se è un libro scomodo, io l'ho voluto raccontare questa storia perché ritengo necessario, non bisogna, forse mi faccio condizionare dal fatto che sono mamma, non bisogna voltare la testa dall'altro lato e dire questo problema non riguarda me. E così nel libro parlo di droga, alcol, bullismo, tutti i problemi che a dire il vero all'inizio si possono definire problemi adolescenziali, però ci sono, non ci sono età per questi problemi, come la droga per esempio, come l'alcol, ma come il bullismo stesso, adesso ho visto che purtroppo sono prese di mira anche persone più grandi.